chiamo Marcia De Salvatore, sono italo-americana, vengo da Ohio, però ormai sono qui a Roma da 15 anni, sono un'attrice comica, sono anche una paziente talassemica, dove ho bisogno di sangue ogni 3 settimane e ho creato un one woman show che parla della mia vita con questa malattia, però in un modo ironico, quindi però ci sono dei messaggi anche belli forti, però l'importanza di ridere anche sulle cose, diciamo, severe nella vita. Ci sono 3 messaggi. Uno, che purtroppo tutti abbiamo problemi nella nostra vita e quindi dobbiamo ovviamente accettare che abbiamo questi problemi, che non è sempre una cosa divertente, però dobbiamo accettare e poi a un certo punto riderci sopra, perché non c'è un altro modo per andare avanti nella vita. Secondo messaggio è anche del fatto che io ho sempre tenuto questa malattia come un segreto, perché ero, non che avevo vergogna, però era una cosa che non mi sentivo a mio agio, però poi dopo tempo mi sono resa conto che fa parte della mia vita e quindi la devo accettare, e quindi è importante anche a condividere queste esperienze con le persone che magari hanno dei segreti, che hanno paura di mostrare, certo, eccetera. L'altro messaggio importante è la donazione del sangue, quindi questo è proprio forse il messaggio più importante, perché visto che io sono uno che prende sangue, trovo che è super importante mandare il messaggio bello forte che ci sono persone come me che hanno bisogno di sangue. Io sono la testimonianza che il sangue va a una persona come me e tante altre persone come me e altri motivi di salute. Quindi io fino adesso ho vissuto la mia vita grazie ai donatori. Dobbiamo informare la gente, questo è il primo passo. Ma informare la gente però in modo allegre, no, è pesante, dove devi donare il sangue che la gente muore. C'è un modo positivo e poi magari a mostrare appunto come la mia storia, magari altri pazienti o altre persone che, perché sono anche vittime di incidente stradale, a far vedere testimonianza. Quindi credo che vedendo la persona in cui ha ricevuto una sacca di sangue può aiutare a capire, ah ok, allora io dono il sangue per persone come questa persona che ho visto, ho conosciuto.